Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a trattare un argomento abbastanza particolare, se vogliamo, ossia tre risposte fisiologiche del nostro corpo che sono dei false friend, cioè dei cattivi amici, tra virgolette, che non dovremmo seguire. Ora, io sono un fautore e ne ho parlato spesso del discorso di ascoltare il proprio corpo, ascoltare quello che ci dice, ascoltare i segnali che ci dà in termini di allenamento, alimentazione, lifestyle e tutto il resto. E nella maggior parte dei casi sono segnali positivi che dobbiamo cercare di seguire e che ci dicono sicuramente qualcosa. Ma ci sono alcuni casi, e in questo caso ne ho presi tre, di segnali che non sono strettamente positivi, o meglio, che ci danno una direzione da seguire che è fondamentalmente sbagliata, e si tratta in realtà di un discorso prettamente evoluzionistico, ossia il contesto, l'ecosistema che ci circonda è cambiato molto, soprattutto nell'ultimo secolo, motivo per il quale certi segnali che dovevano aiutarci, dovevano salvarci, in realtà non sono più da seguire. Quindi entriamo nel vivo per cercare di capire di che cosa sto parlando. La prima risposta fisiologica è quella di fame, prettamente nel caso di ipoglicemia. Ho già fatto un video sulla carbs addiction, quindi non entro troppo nel dettaglio. Ora, che cosa succede? Noi abbiamo un fenomeno che si chiama ipoglicemia reattiva, ossia quando noi abbiamo una certa concentrazione di glucosio nel sangue, se questa concentrazione aumenta in un arco di tempo abbastanza ristretto, quindi abbiamo un forte spike glicemico, un picco glicemico, allora conseguentemente il nostro pancreas risponde con una quantità di insulina per calmare l'acqua, tra virgolette. Però realmente come Homo sapiens non siamo tanto predisposti a gestire questi picchi glicemici, perché normalmente anche situazioni di, tra virgolette, abbuffata, di feast che ci accadevano, non erano quasi mai rivolte verso i carboidrati. Teoricamente, normalmente, essendo un popolo di allevatori, ma soprattutto cacciatori, il grosso che noi andavamo a mangiare era quando si catturava una preda abbondante, e quello che mangiavamo era prettamente grasso, perché anche in quel caso non si andava a scegliere la fonte proteica, ma si andavano a scegliere i tagli più grassi e più sostanziosi. Quindi normalmente il nostro corpo non è esattamente attrezzato per gestire al meglio questi forti picchi glicemici. Infatti c'ha una overreaction, c'ha un'iperreazione, una reazione esagerata, e normalmente va a produrre più insulina di quanta realmente necessaria. Quindi ci ritroviamo in questa situazione di ipoglicemia reattiva, ossia una situazione in cui abbiamo un crollo glicemico che scende sotto i livelli basali e la risposta è che noi ci troviamo ad aver fame. Questa situazione può creare un circolo vizioso in cui il nostro corpo non riesce proprio più a gestire bene i carboidrati, c'ha delle forti reazioni insuliniche, c'è una desensibilizzazione della membrana addirittura ai carboidrati e c'è una continua richiesta glucidica. Di nuovo l'ho approfondito nel video sulla carbs addiction. Ecco, in tutti questi casi la fame, in particolare la fame di zucchero, di dolce, non è assolutamente un indice da seguire. Perché è importante dirlo? Perché succede abbastanza di frequente che ci ritroviamo in una situazione di bulk in cui spingiamo tanto con le calorie, però a un certo punto tutta la situazione relativa alla sensibilità insulinica va a sciamare, ossia perdiamo sensibilità insulinica, perdiamo capacità di gestire i carboidrati. E questo può accadere, tra virgolette, anche ai migliori, perché è normale che in un periodo di iperalimentazione protratto per tanto tempo ci si ritrova in questa situazione, motivo per il quale normalmente è consigliato inserire dei piccoli break, che sono dei periodi di mini cut che analizzeremo in un video successivo, proprio per recuperare in termini di sensibilità insulinica. Ecco, in una situazione del genere la risposta del nostro corpo è una diminuzione del pump, un aspetto più acquoso, e anche questa situazione in cui ci ritroviamo ad avere molta fame, cioè abbiamo tanta fame, e seppur in bulk è normale, tra virgolette, aver fame, in questo caso questo spiccato senso, spiccato appetito è indice del fatto che la sensibilità insulinica non è ottimale. Ci ritroviamo spesso in situazioni di carbs craving e non è assolutamente un indice da seguire, anzi è un campanello d'allarme per dirci che dobbiamo scendere. Quindi questa è la prima risposta fisiologica che non dobbiamo assolutamente seguire. Contestualizzate sempre: se state a calorie molto molto alte, mangiate tanti carboidrati e non avete pump, avete un aspetto acquoso, avete tanta fame, allora la fame è un pessimo, pessimo, pessimo segnale. Se invece le cose vanno bene, di solito la fame è un ottimo segnale. Seconda risposta è la nostra attrazione verso il cibo grasso e il cibo salato, quindi normalmente il sale e i lipidi. Perché questo? Per quanto riguarda il sale in realtà fino a poco tempo fa, relativamente poco tempo fa, era un elemento, il sodio nello specifico, un elemento di cui ci dovevamo preoccupare in caso di carenza, ossia era difficile trovarlo in natura. Motivo per il quale, se voi vedete gli animali,
molto spesso quando vanno in luoghi in cui c'è acqua salata leccano quella che è le rocce, proprio per assimilare del sodio che normalmente è un elemento carente. Quindi da un punto di vista evoluzionistico l'Homo sapiens è attratto dal cibo salato. Stessa cosa per quanto riguarda il grasso è la fonte primaria di energia, o meglio la fonte più abbondante, più facile, più densa di energia che possiamo sfruttare. Quando i nostri antenati facevano delle battute di caccia e riuscivano a prendere degli animali grandi, ovviamente non potevano portarsi le carcasse in giro, ma quello che facevano era ritagliavano i tagli più grassi e lasciavano via i tagli proteici, motivo per il quale i paleofan, i fan della paleolitica, che cercano sempre di andare ad avere una dieta iperproteica, in realtà stanno sbagliando, perché se proprio dobbiamo basarci su quelle che sono i trend del nostro passato, del nostro patrimonio genetico in qualche modo, allora i grassi sono sicuramente il nutriente più ricercato proprio per un discorso di disponibilità energetica. Quindi logicamente siamo attratti da un punto di vista anche prettamente di gusto da cibo molto salato e cibo molto lipidico, cosa che non è passata inosservata all'industria alimentare. L'industria alimentare che ha visto un exploit dopo la scoperta di tante metodologie di conservazione che si è avuta nel secondo dopoguerra, motivo per il quale da là in poi c'è stata una continua ricarica di sodio anche in cibi dolci. Questo, attenzione, il sale è nascosto veramente veramente ovunque nell'industria alimentare, quindi di sodio e di grassi, per cui ormai alimenti molto ricchi di entrambi questi nutrienti li troviamo. Il problema è che c'è un processo di assuefazione, nel senso che più siamo abituati a mangiare salato, più ricerchiamo cibo salato, e magari cibo salato normalmente, tra virgolette, ci risulta sciapo. Più siamo abituati a mangiare grasso, più cibi un po' più light, un po' meno conditi, ci risultano anche in questo caso in sapore. Motivo per il quale tendiamo sempre a ricercare sempre più grasso e più salato. E anche questo è un qualcosa da cui dobbiamo stare molto attenti. Ricordiamo sempre che è relativamente breve il periodo di abbondanza alimentare che l'Homo sapiens sta vivendo, è molto più lungo, ma veramente veramente tanto, il periodo di carenze alimentari che abbiamo dovuto fronteggiare nel corso della storia. Quindi siamo molto più attrezzati per far fronte a carenze, quindi per immagazzinare energie piuttosto che spenderle in generale, anzi siamo molto molto bravi a non spenderle, cosa che chiunque ha preparato una gara vede e si è reso conto in maniera purtroppo drammatica e scoraggiante. E anche qua un piccolo incentivo, sia quello di rieducazione del palato. Rieduchiamo il nostro palato a cibi salati normalmente, soprattutto in fasi di off season in cui per gli uomini il peso sale molto e c'è anche un rischio di aumento della pressione arteriosa, c'è un rischio di aumento degli incidenti cardiovascolari. Anche se siamo atleti, quindi bisogna stare accorti, ricariche di sale o cibi molto salati quando si pesa più di 100 kg sicuramente non sono una buona soluzione. D'altro canto, rieduchiamo a non mangiare troppo grasso, sicuramente seguiamo il nostro piano alimentare in base a come abbiamo strutturato eccetera, ma dovrebbe essere comunque un piano in cui i grassi sono ridimensionati, in primo luogo perché è molto più importante la qualità dei grassi piuttosto che la quantità, in secondo luogo perché una dieta ipercalorica e iperlipidica porta a un aumento di rischio di incidenti cardiovascolari, e in terzo luogo perché soprattutto non abbiamo un motivo per metterli, perché facciamo uno sport anaerobico in cui i glucidi sono il principale substrato energetico. Quindi se è vero che in un sedentario una dieta ipercalorica iperglucidica anch'essa aumenta il rischio di incidenti cardiovascolari, è anche vero che nello sportivo così non è, perché i glucidi sono direzionati come fonti di energia primaria e quindi hanno un destino, un'emivita se vogliamo, molto molto più breve. L'ultima risposta del nostro corpo, un po' più particolare, da una risposta allo stress. Ora, normalmente in situazioni di forte stress, psichico o fisico che vogliamo, la nostra risposta è sempre la stessa, ossia uno shift del nostro sistema nervoso autonomo in ortosimpatico. Ortosimpatico è quella situazione che noi riconosciamo come fight or fly, ossia combatti o fuggi. E questa risposta vede tutta una serie di modifiche e di risposte a sua volta da un punto di vista enzimatico e soprattutto ormonale, ma soprattutto è una risposta fisica, una risposta che ci prepara a un'azione, perché normalmente il nostro stress, lo stress che prova un qualsiasi animale in realtà, quindi lo stress dei nostri antenati, è uno stress che ha un motivo fisico ben definito. Un gatto non è stressato perché non sa che cosa fare della sua vita, è stressato magari perché c'è un cane che passa vicino, perché c'ha fame, è una necessità fisica. E gli animali anche da questo punto di vista, nel momento in cui risolvono la loro necessità
fisica, senza starsi a fare troppe pippe mentali o cadere nell'overthinking, nel momento in cui la risolvono torna in uno stato di calma. Avete visto un gatto che magari si incazza a morire e vi detesta perché gli avete pestato la coda oppure l'avete chiuso da qualche parte, eccetera, quindi vi ucciderebbe in quel momento, due secondi dopo si calma e si fa coccolare. Quindi qual è il punto? Che la nostra risposta allo stress è sempre una risposta fisica. E questo è molto importante in situazioni in cui siamo stressati per pensieri nostri, piuttosto che per situazioni generali che nulla hanno a che vedere, perché in questo caso un primo fronte di intervento è un fronte di modulazione fisico. Tutto il discorso relativo alla respirazione che ha un impatto sul nervo vago, tutti i discorsi relativi al massaggio, al rilassamento del collo, delle spalle, anche la machine gun che ho qua accanto, ossia la pistola massaggiatrice, hanno tutto un impatto nella modulazione dello stress, ossia, visto che la mia risposta allo stress mentale è una risposta fisica, io intervengo in primo luogo su queste reazioni fisiche che ho, cioè proprio reazioni di contrazione muscolare, di preparazione a questo fight or fly, e già qui ottengo una prima situazione di calma. Quindi da questo punto di vista riesco a riportare il sistema nervoso autonomo in parasimpatico e riesco a rientrare in una situazione di benessere. Molto importante nel caso del bodybuilding e nel caso dello sport in generale, perché un sistema nervoso autonomo che shifta come dovrebbe, ossia varia e passa dall'ortosimpatico al parasimpatico nei giusti momenti, è una situazione di benessere che incentiva logicamente il recupero. È logicamente altrettanto importante per il sedentario, per qualsiasi persona, anzi molto spesso sono lavori che vengono fatti nel caso di manager piuttosto che investitori, ossia soggetti che devono avere una performance psichica da cui dipendono molti soldi, molto giro di denaro in generale. Però per il caso nostro, che siamo sportivi, quindi senza andare troppo in là, è molto importante per assicurare processi di recupero, ma anche un'ottima performance in palestra, perché il sistema nervoso autonomo deve essere anche in grado a shiftare in maniera efficace, in maniera penetrante e veloce in ortosimpatico nel momento in cui abbiamo la performance fisica, proprio per avere una performance ottimale. Ok ragazzi, questo in generale è un video un po' diverso dal solito, però spero che vi possa dare degli spunti interessanti su cui ragionare. Di nuovo, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere come sempre, e noi ci vediamo al prossimo video.